Quel puntino nero dolorante in ghiaia che cerca di rialzarsi sono io. Anche questo fa parte del nostro sport. Lo metto sempre in conto, in quella frazione di secondo mentre esco di casa, pronto per partire verso la prossima gara. Rimane lì, in un angolino della testa, ben nascosto da tutte le altre cose belle. Ma sto giro, il conto, l'ho dovuto pagare. E la cosa peggiore forse è che anche se non sono ancora uscito dalla ghiaia, sto già pensando a come rifarmi in gara 2. Ma facciamo ordine. In qualifica ho stampato un 13,5 che mi ha messo in quinta posizione e il quarto posto è sicuramente alla portata. Ma i primi tre invece sembrano lontani, anche se la gara, si sa, è tutto un altro mestiere. E su questa pista l'handicap delle gomme intagliate è più marcato perché l'asfalto è molto consumato e in piste con poco grip come questa la gomma più performante fa ancora di più la differenza. Sono partito molto bene, ho ancora la quinta posizione, ma i primi tre sono qua. Devo far fuori subito il quarto per non perdere troppi metri e stare attaccato al trenino che conta per cercare di fare la mia gara un bel passo, perché mi sento molto bene. Ok, guardate quanto gli ho recuperato in staccata. Secondo me ne ho un po' di più del terzo e vedo di stare attaccato a lui. Dai, dai, spingere. No, caputo. Non ci voleva. Altro fottuto zero in campionato. 2000 km per fare una gara e alla quarta curva del primo giro è già finita. Almeno la moto sembra non essersi fatto un granché, o meglio le solite cose, pedane, leve, carene, ma quello che mi lascia un po' così è come sono caduto. Quindi finite le gare vado a vedere, guardo e riguardo gli onboard, con Luca e gli altri ragazzi cerchiamo una spiegazione e ognuno dice la sua, ma non mi tornano diverse cose. Vediamo se mi potete aiutare. Il venerdì ho girato come Zeller, quindi non c'entra niente. Il sabato mattina, turno di qualifica, ho montato l'anteriore Michelin nuovo e il posteriore usato 8-9 giri della gara in Pannonia. Tutto a posto, nessuna visaglia strana sul davanti, solo poco grip dietro. Gara 1 ho tenuto l'anteriore che ho usato in qualifica, quindi 7-8 giri, e ho montato a posteriore un Michelin nuovo. E avete visto com'è andata a finire. Ditemi la vostra, perché il prossimo video sarà molto tecnico, l'analisi della caduta anche con pareri di alcuni piloti e cerchiamo di capirci qualcosa di più. Comunque adesso torniamo al weekend perché non è ancora finita. Se li vedete, questa è la mia moto che è finita lì e questo sono io. È la mia forma, poi sono uscito e basta. Fa parte del gioco, la curva è in piano, non è banking, non è in discesa, non è in salita, non c'è niente di strano, è una classica curva dove tipo l'S del Mugello in cui si entra, si chiude un attimo per farla voltare, poi si apre, in quella fase lì non mi ha tenuto e sono finito in terra. Adesso il dolore al polso e le altre parti, caviglia e ginocchio, sta passando, quindi... Forse no. Forse vaffanculo. Quindi la moto la rimontiamo, domani nel warm up proviamo un po' il tutto e spero di prendere parte alla gara e... Cosa dice Panza? Il sistema? Sì, si sistema. Era preso molto peso quello di spiga. Il tumore che fa male. Mettiamo via questo e così ingrassiamo tutto, perché anche questo manca un bel po' di grasso, quello anche magari fa fatica a muovere. Ciao,
usciamo. È stata una nottata difficile perché fa male. E la cosa strana è che subito dopo la botta la cosa che mi faceva più male era il ginocchio sinistro, poi la caviglia e in ultimo il polso. Infatti anche al centro medico non ho fatto le lastre perché sembravano solo le botte. Anche il dottore a toccarmi il polso non mi faceva così male. Invece probabilmente quando la sera verso l'ora di cena è passata un po' l'adrenalina e l'effetto dell'antidolorifico, male della Madonna al polso. Caviglia e ginocchio praticamente sono passati, lì sì che sono delle botte. E qua al polso però ho paura che ci sia qualcosa di più. E non riesco a capire se è rotto qualcosa o è solo l'edema che c'è dentro che comprime e fa un po' male. Il movimento è tipo così. Il movimento c'è, però fa male. E adesso quando torno in Italia mi sa che mi faccio vedere. E non so se riesco a guidare, perché per come sono messo stamattina sarà difficile. Perché faccio veramente fatica, non so se mi avvicino un attimo. Il movimento c'è, però fa male. E boh, non lo so, sono un po' in dubbio. Adesso probabilmente prima di fare il warm up la provo qua nel piazzale, poi faccio il warm up e vedo, perché comunque devo tenere presente che non ci sono solo io in pista e non vorrei far male a nessun altro, perché qui tutti i lunedì mattina dobbiamo andare a lavorare. E cavolo, ieri non sembrava così seria. Stanotte, stamattina ho cambiato un po' idea. Adesso vediamo. Puttana che male. Devi cadere la ferma e non rientrare. Quando guarda avanti non lo lasciamo più la spagnata, non è molto male. Pensavo peggio, ma nel piazzale è una cosa. Vogliamo provare? Sì, secondo dai. Me tanto punti ne prendi lo stesso, cioè quelli che dobbiamo guidano con una mano praticamente, cioè nel senso puoi permetterti di ed riesco a partire anche le... perché adesso dare il 20% di gas riesco a girarlo, non so se riesco a dargliene un po' di più a ruotare. Esatto, esatto. Tanto non è che paghiamo le verifiche, quindi... Sì, sì, proviamole. Non ce la faccio, ho fatto 3 giri ma vedo le stelle, fa troppo male, è più grave del previsto, pensare di fare una gara è improponibile.
anche abbastanza bene, solo che non riesco a dare più del 50% di gas e blocca. Nelle curve a sinistra quasi quasi riesco, ma nei cambi di direzione mi fa male. E curva a destra poi non riesco perché riesco a fare questo. Ma non riesco a stare in una posizione giusta e quindi non riesco a guidare. E così finisce il weekend con due zeri pesantissimi. E se matematicamente c'era ancora una possibilità, ora posso lottare solo per il secondo e terzo posto in campionato. Luca non ha mai sbagliato un colpo e quando non poteva vincere faceva secondo. Lunedì, tornato in Italia, vado a fare una lastra e capisco del perché di così tanto dolore anche dopo ore. Microfrattura della testa del radio destro. La mia sfortuna è stata quella di iniziare a rotolare e di schiacciare il polso destro tra l'asfalto e il casco. Fossi scivolato piatto, non sarebbe successo niente e sarei ripartito per gara 2. Ora, 20 giorni di tutore e ci vediamo a Rijeka. Io non c'ho la testa, no, io non c'ho la cresta, ma dentro mi sento un po' fatto da qualche bestia. Io non c'ho la testa, no, io non c'ho la cresta.